Va bene, allora vi introduco brevemente io, Marco, e vi ricordo anche brevemente le regole che abbiamo detto un po' al primo incontro. Allora, l'incontro, consiste sostanzialmente di due parti. Una prima parte presentazione, in questo caso oggi Marco ci parlerà, dell'idrogeno e delle sue applicazioni. Già, diciamo, ho fatto un po' di pubblicità sui social, forse avete visto. Comunque è un argomento molto interessante e che penso darà spazio a molte domande. E queste domande però vi chiedo di riservarle soprattutto, cioè, per la seconda parte, dopo la presentazione, quindi daremo spazio a tutti. Utilizzate sempre la chat, come ci siamo detti l'altra volta, per la prenotazione, scrivendo, e il moderatore, che in questo caso è Davide, appena tornerà disponibile, comunque ci saremo noi del team, vi daremo la parola in ordine e permetteremo, insomma, di soddisfare tutti i vostri dubbi grazie all'aiuto di Marco. A questo punto, Marco, lascerei la parola a te per la presentazione. Va bene, grazie mille per l'introduzione. Allora, fra pochissimo vi presento con le slide che ho preparato nei giorni scorsi e non hanno sicuramente la pretesa di essere delle slide accademiche. Comunque le ho preparate amatorialmente, la fonte principale è Wikipedia e ci ho messo del mio nel senso che nel selezionare le infinite notizie e informazioni su questo argomento ho cercato di prendere quelle che ritenevo più interessanti e più adatte poi a una discussione tra di noi. E quindi cercherò in 25 minuti circa di starci dentro. E durante la mia discussione, la mia presentazione, segnatevi pure le domande così che poi successivamente le affrontiamo perché chiaramente se ne usciranno tante. Quindi segnatele, scrivetele perché poi una dopo l'altra non sarà facile ricordarle e io con piacere Sì, cercherò anche poi in di. chat, scusate, cioè magari se non volete utilizzare un blocco note, insomma, utilizzate tranquillamente anche la chat, scrivete e poi vediamo in ordine, vi daremo la possibilità di fare tutte le domande. Ok. Mi vedete? Prima slide H4 Future con il Sì, ti mio vediamo. bellissimo puntatore Sì. laser. Sì, anche il puntatore. Perfetto. Allora, il titolo, appunto, stavamo scegliendo con Giovanni, Giorgio e altri ragazzi cosa potesse essere un argomento stimolante, ma allo stesso tempo non troppo complesso. E alla fine però abbiamo scelto uno complesso. Quindi, l'idrogeno sia come elemento chimico e quindi poi tutte le implicazioni tecnologiche che ha, sia poi come elemento sociale. Cioè la tecnologia ha sempre comunque avuto un'influenza importante nella società. Le rivoluzioni spesso sono associate a delle scoperte tecnologiche e io qui volevo appunto sottolineare come siamo all'alba di una nuova rivoluzione, cioè quella dove l'energia dovrebbe diventare effettivamente accessibile a tutti e non più poi vincolata all'estrazione del carbone o del petrolio o di altre fonti primarie. Un piccolo elemento, senza dubbio, ma una volta che si diffonderà la tecnologia che lo può essere, può sfruttare il suo potenziale, l'impatto che poi ne deriverà sarà sicuramente molto importante. Le notizie sull'idrogeno che ho preso da internet. Non so se è un caso oppure se appunto è già iniziata, ma nell'ultimo periodo sono stato bombardato di questa parola, idrogeno, idrogeno a destra, a sinistra, sopra e sotto. E infatti ci ho messo veramente non poco a livello di tempo per prepararla, ma poco a trovare piccoli articoli da condividervi. Cioè, aprite Google, scrivi idrogeno, subito l'auto elettrica è fuori moda, adesso arriverà l'auto idrogeno. Non si fa in tempo a iniziare a vendere quelle elettriche che il 25 dicembre ho trovato questa piccola
questo piccolo articolo che parlava già di quell'idrogeno, se non lo sapete, la Toyota con la sua Mirai, l'ha già presentata, è iniziata a vendere nel 2014, adesso ha appena presentato la seconda generazione che promette 700 km di autonomia, prestazioni top, è quello che vi pare. Poi giri l'altro sito e leggi che Alstom ha firmato il contratto per portare i treni a idrogeno anche da noi in Italia. Già le sperimentazioni negli ultimi due anni in Germania sono concluse con successo, l'Austria anche li sta facendo girare, l'Olanda se li sta comprando e in Lombardia Ferrovie Nord Milano ne ha ordinati, mi sembra, Walter 8 in totale, 2 o 3 da consegnare nel 2023 e poi altri 6 successivamente. Questa era sulle 24 ore il 2 dicembre. Però, allo stesso tempo, oltre ai treni e alle auto, anche i gatti delle nevi stanno cominciando ad essere diventati idrogeno. Business Insider l'ho trovata, che era il 24, a vigilia, questa informazione, e c'era tutta la spiegazione del perché questa azienda ha deciso di convertire i propri gatti e le nevi all'idrogeno. Quello che piaceva appunto al mio responsabile Alstom, la fusione nucleare in Corea, con un paio d'anni di ritardo mi sembra sul programma, ma il tokamak che hanno costruito, tokamak è proprio la tecnologia, diciamo questa struttura a forma di ciambella che poi vi faccio vedere un'immagine, sarà utilizzata per sfruttare la potenza derivata dalla fusione nucleare di isotopi di idrogeno. Per 20 secondi è stato stabile, cioè per 20 secondi hanno replicato delle temperature, delle condizioni di plasma come se fossimo all'interno di una stella. Quindi questo è un piano che da qui al 2030 dovrebbe portarci ad avere dei tokamak funzionanti, non ancora commerciali, ma almeno la sperimentazione di questa tecnologia dovrebbe portare i risultati che ci attendiamo. E in generale, quindi, qualsiasi blog voi potete affrontare, cercare, aprire, leggere, vi porterà come argomentazione che sono già decenni che l'idrogeno è parte dell'immaginazione degli scienziati come futuro vettore energetico per salvarci dal petrolio o da carbone, dalle emissioni delle combustibili fossili in generale. Però appunto quello che è importante, che bisogna capire e cercherò di spiegarvi e trasmettervi oggi, è che l'idrogeno non è una fonte che noi abbiamo e allora l'energia è nelle nostre mani. L'idrogeno è un intermediario, cioè noi utilizzeremo l'idrogeno esclusivamente per permetterci di utilizzare l'energia elettrica dove e quando ne abbiamo bisogno, ma non è l'idrogeno che ci dà oggi con le attuali tecnologie, l'energia. Quello speriamo sarà il domani, grazie alla fusione nucleare, ma adesso ancora non siamo a quel livello di tecnologia. Però siamo all'inizio di quella che può essere una rivoluzione sociale, cioè nell'utilizzo energetico. Cos'è l'idrogeno? Una slide veloce, un paio di slide veloci con dei cenni storici. La chimica comunque è una scienza abbastanza, diciamo, recente. L'idrogeno è stato scoperto recentemente. Cioè, il nome deriva dal greco, e significa generatore d'acqua. Generatore d'acqua perché Paracelso lo ha scoperto e ha notato appunto che dalla sua combustione derivava solo acqua. Questo elemento è il più abbondante dell'universo, mi sembra sia il 90% dell'universo, nonostante sia il più piccolo, quindi ha una massa elementare unitaria, un solo protone, l'atomo più semplice è il suo isotopo, il prozio, quindi un protone e un elettrone che gli gira intorno. E noi sulla Terra però non lo vediamo sotto forma di elemento elementare, ma lo conosciamo come gas biatomico, l'H2, che è un gas incolore, inodore, insapore e soprattutto altamente infiammabile. Alle condizioni, diciamo, di atmosferiche standard, è un gas, non si scappa, però chiaramente la sua formula chimica prevede che possa essere un liquido sotto i 20 gradi Kelvin e solidifica sotto i 14 gradi Kelvin. Infatti l'idrogeno, tra le tante applicazioni industriali, ad esempio, c'è quello di raffreddare i superconduttori
per poi realizzare dei campi magnetici molto potenti, ad esempio nel tokamak l'idrogeno funziona sia da fuel, da carburante all'interno del reattore, sia però permette alla struttura stessa di esistere, cioè ai magneti di diventare superconduttori, abbattere la conduzione elettrica, la resistenza elettrica, così che si possa migliorare l'efficienza del sistema. E l'idrogeno troviamo principalmente all'interno delle stelle, a quelle condizioni di pressione e temperatura, che non è la pressione atmosferica e non sono i 25 gradi centigradi, non è più un gas, è plasma, e in quelle particolari condizioni possono avvenire le reazioni termonucleari, termo appunto perché sono poi in realtà stimolate da queste condizioni di temperatura e pressione così elevata. Nella Terra, non abbiamo detto, appunto non esiste l'idrogeno come elemento libero e deve essere prodotto. Noi lo produciamo perché? A cosa ci serve l'idrogeno? Ad esempio, per produrre l'ammoniaca si utilizza come reagente l'idrogeno, perché poi l'ammoniaca come formula chimica è NH3. In aeronautica, ad esempio, per far volare dirigibili, è stato utilizzato con, diciamo, scarsi risultati. E combustibile alternativo, comunque può essere bruciato l'idrogeno e sostituire il metano o altre soluzioni che noi conosciamo maggiormente. Quello che interessa a noi è l'utilizzo come riserva di energia nelle pile a combustibile, che è bruttissimo in italiano, secondo me pile a combustibile, invece fuel cell fa fighissimo, però vabbè, pile a combustibile. E tutto questo, appunto, come vi dicevo, qua c'è un link quando poi vi gireremo la presentazione, viene da Wikipedia, niente di più, niente di meno. Basta saperla leggere, ma piena di informazioni. Come vi accennavo, è stato scoperto da Paracelso nel 1500 circa l'idrogeno. L'ha ottenuto casualmente mentre mescolava dei metalli con degli acidi forti, immagino volesse essere bruciato, ma non lo so, su Wikipedia non ce l'ha scritto. E dobbiamo aspettare altri 250 anni circa affinché l'altro scienziato Cavendish lo identifichi, nel senso dice questo è un elemento, lo chiama aria infiammabile, e appunto nella sua combustione nota e scrive carta nero su bianco che si genera acqua dalla combustione di questo gas, non fumi o altri elementi. È l'unico elemento i cui isotopi hanno un nome diverso da carbonio 14, carbonio 13. Ogni numero di protone, quindi abbiamo detto il prozio un protone, il deuterio due protoni, il trizio tre protoni, si è meritato un nome. Questo probabilmente perché poi in futuro l'utilizzo che ne avremo sarà sicuramente utile, ma già nella Seconda Guerra Mondiale con la bomba H si sono utilizzati questi nomi in largo utilizzo, appunto. E noi quindi ci riferiamo a idrogeno, quando in realtà dovremmo chiamarlo di idrogeno, in quanto ci stiamo riferendo al gas bimolecolare H2. Non ci stiamo riferendo né agli suoi isotopi né all'idrogeno come elemento elementare H, ma noi quando parliamo di idrogeno è sempre H2. E questo mi ha sorpreso, per esempio, perché io l'ho letto 20.000 leghe sotto i mari, ma non me lo ricordavo. Verne, nella sua opera, scrisse che l'acqua un giorno sarebbe stata impiegata come combustibile. Nel 1875, da quello che ho letto, non esisteva ancora la fuel cell, l'hanno teorizzata e costruita poco dopo, però magari qualcosa già si girava, e magari forse immaginava l'idrogeno come gas che era un combustibile, e quindi l'idrogeno e l'acqua, dall'acqua con l'elettrolisi, come processo la produciamo, magari già qualcosa si produceva. E all'inizio del secolo, poi, come vi accennavo prima, abbiamo provato a metterlo in un dirigibile al posto dell'elio, perché mi sembra che in quel momento non avevano abbastanza elio disponibile, ed è finita male. Poi, degli impatti, oltre al disastro Hindenburg, a metà del Novecento la tecnologia delle fuel cell comincia a diventare più efficace, quindi le dimensioni cominciano a giustificare un suo utilizzo. Chiaramente, da dove iniziano le tecnologie a nascere, a essere sviluppate, dove i budget sono pressoché infiniti. Quindi la NASA ha deciso che l'idrogeno era il combustibile migliore per far volare lo shuttle, e quindi lo utilizzava
come combustibile nei motori, e vedete la differenza tra una combustione dell'idrogeno che non lascia alcuna scia e invece una combustione utilizzata per il lancio che aveva altri combustibili all'interno di questi missili. E in più, però, quello che appunto interessa a noi, all'interno dello shuttle le fuel cell producevano corrente, energia elettrica, quindi l'idrogeno era stoccato non solo per fare da combustibile nella propulsione, ma anche da combustibile per sistema elettrico. Quello che sarà il futuro, ci auguriamo prossimo, della tecnologia è la fusione nucleare. Chiaramente non è una cosa che l'uomo può raggiungere da solo, quindi in Corea non so quante nazioni sono coinvolte in quel tokamak, ma la stessa Europa nel 2007 ha istituito l'ITER, quindi International Thermonuclear Experimental Reactor, che stanno costruendo in Francia, e partecipano sia con fondi, perché chiaramente il costo non è minimo, ma anche e soprattutto con la competenza tecnologica, tutte le nazioni del mondo, senza se e senza ma. La tecnologia, per fortuna, ci unisce. E quello che stanno costruendo in Francia è un edificio, le cui dimensioni, come potete notare rispetto a un operatore, sono notevoli, un edificio di cui questa è la sezione, quindi questo è una fetta di tokamak dove all'interno ci sarà l'idrogeno, perché il tokamak poi non è altro che questo ciambellotto dove in rosa vedete il plasma, quindi l'idrogeno come, in realtà saranno deuterio e trizio, come elemento gassoso che viene confinato da questi campi magnetici in verde che sono generati dalla struttura del tokamak, quel solenoide centrale e tutti i superconduttori nel perimetro. E quindi la sezione del tokamak, sono andato troppo indietro, scusate, la sezione del tokamak non è altro che una di queste fasce, ad esempio. Qui dentro la temperatura equivalente del plasma quando per superconduzione verrà portato ad altissime temperature sotto forma di plasma dovrebbe raggiungere centinaia di milioni di gradi, e ci si augura che rispetto all'energia che noi forniamo al sistema per diventare plasma, poi questi isotopi deuterio e trizio che si fonderanno nel produrre elio più energia rilasceranno più calore di quello che appunto hanno ricevuto dal tokamak. E la grande sfida tecnologica sarà poi, proprio che Politecnico di Torino, il mio professore, era coinvolto, riuscire a estrarre questo calore da questa struttura per poterlo poi portare fuori e quindi applicarlo a dei cicli convenzionali di produzione di energia elettrica. Infatti uno dei più grandi delle più grandi delusioni che ho avuto io nell'università, i miei amici lo sanno, è che ho scoperto che l'energia prodotta da fissione nucleare non è altro che una barretta di uranio che mettiamo nell'acqua e la facciamo bollire, e bene o male la fusione sì è più figa, non è una barretta di uranio che viene bombardata da elettroni o particelle alfa, però non è che poi la differenza è tanto diversa, ci sarà del calore che dobbiamo poi portare fuori dalla vasca. Il tokamak potrebbe essere la vasca di una centrale nucleare, e da lì fare un ciclo a vapore. Quindi anche questa tecnologia comunque non produrrebbe energia elettrica, produce esclusivamente calore, che poi deve essere utilizzato in maniere più convenzionali, diciamo. Diciamo soprattutto comunque che a prescindere da come poi viene prodotta energia, questo calore noi lo dovremo convertire in un'energia utile, perché gli idrocarburi adesso nel mondo senza dubbio stanno finendo a livello di petrolio, carbone finendo è una parolona, in realtà ce n'è tantissimo, però finiamo noi come esseri umani se lo bruciamo tutto per effetti collaterali. Quindi l'economia è idrogeno. L'idrogeno non è la fonte primaria, non esiste in natura e non lo possiamo estrarre scavando per terra, possiamo solo produrlo, e le quattro forme che hanno finora costruito, diciamo, l'essere umano si è inventato o ha trovato questi quattro metodi è utilizzare i combustibili fossili. Quindi, per assurdo, noi abbiamo del metano che forma la chimica CH4, con degli strumenti utilizziamo quindi questo metano per avere H2 e CO2 di scarto,
è l'unico metodo oggi utilizzato perché ha un costo ancora accessibile, ma non è sostenibile. Poi vediamo una classificazione in base alla sostenibilità. Un metodo innovativo sarebbe quello di utilizzare alghe, bioreattori, batteri, ma ad oggi la capacità di questa soluzione è chiaramente su scala sperimentale, non può essere ancora una soluzione commerciale. L'elettrolisi è il metodo più, diciamo, pratico. Abbiamo dell'acqua, gli applichiamo una tensione, vedremo che le bollicine che produce quest'acqua saranno una miscela di ossigeno e idrogeno. Quindi sarà una miscela infiammabile, tra l'altro. E ad oggi la tecnologia è arrivata più o meno ad avere delle fuel cell che, fornendo 45 kWh di energia elettrica, ci producono un chilo di idrogeno. In soldoni stiamo su costi alti rispetto a quello che possiamo ancora avere di sostenibilità economica per produrre idrogeno in questo metodo, però andiamo in quella direzione. E poi processi termochimici, che non vale la pena approfondire perché serve tanto di quel calore che non sono poi utilizzabili facilmente, o comunque per quello che ci interessa a noi, per la società, è l'idrogeno. Come lo utilizziamo questo gas? Se lo combiniamo di nuovo con l'ossigeno, significa un'ossidazione, cioè una combustione, e allora possiamo buttarlo nei motori che già abbiamo oggi a disposizione e facciamo girare un rotore. Non è una rivoluzione. Sempre ossidandolo, ma all'interno di una cella combustibile, otteniamo elettricità come prodotto. Questo sarebbe bellissimo se non fosse che a partire da energia elettrica produci idrogeno per poi riprodurre energia elettrica, la seconda legge della termodinamica non ci fa scappare, si perde efficienza e quindi il risultato è minore di quello che abbiamo fornito come energia in ingresso. Il tokamak, appunto, per la fusione nucleare, e poi ho trovato su Wikipedia anche un ciclo di Chan-Kin che non ho approfondito, questo se poi lo andremo a vedere, lo sentiremo nominare, era un quarto metodo ma non lo conosco. Giovanni mi aveva chiesto, per esempio, prima di iniziare questo incontro, allora dei risvolti per l'automobile. Dice, oggi l'automobile elettrica sta prendendo tanto piede, si parla tanto di automobile elettrica, andremo in pensione con motori a combustione interna. L'auto idrogeno come si relaziona con quella elettrica? Partendo da 100 di corrente, poi parliamo di come si ottengono questi 100 di corrente, un'auto elettrica, se tu te la trovi sotto casa, la carichi, questa batteria, bene o male, poi ti restituisce in larga parte quello che tu gli hai fornito, e quindi significa che da 100 riesci ad ottenere 86 di trazione. Quindi il risultato non è male. Chiaro è che la batteria al litio la devi produrre, devi andare a estrarre il litio, quindi poi la sostenibilità, il problema sta qua, sulla batteria. Quello che l'autoidrogeno fa è eliminare la batteria convenzionale e dire, ok, ho della corrente, allora con un po' d'acqua produco idrogeno, quell'idrogeno va a finire dentro una bomboletta, quindi una compressione di idrogeno, e questa bomboletta la metto nella mia macchina e con una fuel cell ottengo quella corrente per far girare il motore. Solo che passaggio, più passaggio, più passaggio, arriviamo al motore con un 25% di efficienza, quindi cioè non avrebbe senso se uno potesse scegliere sotto casa, c'è una macchina elettrica, c'è una macchina idrogeno, quale prendo? Ha senso quando allarghiamo tutto quello che è la mobilità. Non è più ho della corrente come mi muovo, ma è mi devo muovere. Prima della corrente che cosa utilizzo? Cioè questa corrente da dove arriva, dove nasce, essendo anche la corrente una fonte di energia non primaria. E questo era uno dei motivi per cui, ad esempio, la Fiat ha iniziato tardi con l'elettrificazione delle proprie macchine. Sul Sole 24 Ore si disse che, se, considerando tutto il ciclo di vita di una vettura elettrica, ad oggi non era ancora sostenibile scegliere di passare a questa tecnologia, perché tanto se la corrente arriva dal bruciare il carbone è un'arma a doppio taglio. Questo, se non ve lo ricordavate, era Marchionne che lo diceva circa 3 anni fa. E che avesse ragione o meno, probabilmente erano i tempi ancora non maturi, Tesla è stata precursore, adesso si ritrova con un segmento di mercato importante, un nuovo importante, però ciò non toglie che è vero. Cioè Tesla oggi è una goccia
nella mare di automobili che circolano, quindi è lunga la soluzione. Quella che appunto potrebbe essere una soluzione è il power to gas. Quindi noi dobbiamo sicuramente avere di partenza della corrente. Questa corrente in qualche modo la dobbiamo utilizzare, utilizziamola per produrre idrogeno. Ok, però allora ci deve essere un sistema, un complesso organismo che dice quando e perché utilizzare un processo che, come abbiamo visto prima, è poco efficiente. E là la spiegazione sta tutta in dire che il costo di produrre la corrente oggi è vario, diciamo che c'ha un suo target, quello è, di meglio non sappiamo più fare, ormai siamo arrivati alla maturità di quella tecnologia di produrre corrente da combustibile fossile, cerchiamo di arrivare a produrre idrogeno con un costo associato simile in maniera però sostenibile. Quindi hanno classificato, se leggerete in futuro su internet, idrogeno grigio, blu, verde o viola. Ricordate che l'idrogeno grigio è un idrogeno prodotto da combustibili fossili, quindi è un idrogeno che non è sostenibile, ma come avevamo accennato prima, è quello che costa di meno. Quindi 1,50 euro di spesa per produrre 1 chilo di idrogeno, chiaramente varia a variare del metano, è un target che oggi la società conosce, perché questo idrogeno comunque servirebbe per produrre ammoniaca o per altre applicazioni molto specifiche, non per larga scala. Se vogliamo rendere questo idrogeno sostenibile, esiste la tecnologia del carbon capture and sequestration, quindi catturiamo la CO2 prodotta come scarto dal processo precedente e la sequestriamo, la rimettiamo sottoterra così che possa, diciamo, non impattare nell'atmosfera. Ci sono circa 50 centesimi al chilo di idrogeno in più, che quando prenderà maggiore piede questa tecnologia sicuramente scende di qualcosina, ma comunque un extra costo. Se volessimo produrlo, questo idrogeno, dall'acqua, e quindi utilizzando alla base dell'elettricità già disponibile, ok, deve essere sostenibile, quindi magari pannelli solari o eolico, le maree, quello che vi pare, ma ad oggi stiamo a dei costi associati dai 6 ai 9 euro al chilo, quindi rispetto a 1,50 o 2 di certo non è economicamente sostenibile, l'obiettivo è di arrivare a circa 2. Se nel 2030, speriamo, ci dovremmo arrivare perché l'Europa ha preso ormai la direzione di quello, ci arriviamo, comincia a essere magari utilizzabile idrogeno su larga scala. Se questa elettricità venisse prodotta da centrali nucleari, gli hanno dato il nome di Viola. Qua diciamo, un numerino associato al costo non è facile, perché bisogna prima dichiarare quanto costa la centrale nucleare. La centrale nucleare, come molti di voi immaginano, è il metodo più economico per produrre l'elettricità, più economico anche del carbone, paesi sviluppati, e poi c'è il carbone in Cina, in India, che vabbè, costerà sicuramente meno. Quindi se questo è il target di produzione, di costo di produzione di energia elettrica, il ciclo combinato, che sarebbe la produzione pulita possibile, più efficiente possibile oggi, utilizzando del gas, costa il 50% di più. Le rinnovabili siamo a cifre molto più alte, l'eolico è crollato, il fotovoltaico ha una cifra ancora significativa perché dentro tiene conto della produzione del pannello, che del silicio ha dei costi molto alti di produzione, che sono sì puramente abbassati recentemente, ma anche lì ci sono altre discussioni delicate. La cogenerazione non è altro che produrre elettricità recuperando calore, e quindi quel calore diventa un metodo per abbattere i costi, però appunto nel costo dell'elettricità è delicato dichiararlo come uno sconto. E noi ad oggi, se solo l'idrogeno ci costa come gas da produrre $100, e poi da questo dobbiamo riprodurre elettricità e quindi abbassare anche leggermente la quota che otteniamo, siamo sicuramente sopra le classiche fonti combustibili fossili. Siamo, diciamo, associati a cifre realizzabili con corrente sostenibile se e solo se utilizziamo questa soluzione di idrogeno come uno stoccaggio stagionale, per dire: io il fotovoltaico ormai l'ho installato, a mezzogiorno mi produce, e io però dentro casa non ho
nessun utilizzo, quindi quell'elettricità la giro direttamente in rete, ma se lo facessimo tutti noi, comunque la rete viene sovraccaricata a mezzogiorno e si trova poi in difetto alla sera. Per questa stagionalità quindi di offerta e richiesta, se noi produciamo idrogeno nei momenti di picco e restituiamo corrente nei momenti di magra, aiutiamo la rete elettrica a sopravvivere. Questa è l'unica motivazione. Quindi, motivazione che ci ha portato, un nostro amico di Celano mi ha coinvolto, ma adesso ce ne sono tantissime, quindi se volessimo informarci, ad esempio con il Recovery Fund ne partiranno ancora di più, di bandi europei per creare qualcosa nel tema idrogeno, ma ce ne sono tanti altri temi, focalizziamoci sull'idrogeno, cosa che possa quindi migliorare il contesto non solo tecnologico, perché la tecnologia c'è, anche se deve essere applicata, ma proprio poi gestionale, pratico. Noi quindi abbiamo fatto questa application dove, coinvolgendo delle aziende sia del settore del trasporto, perché dovranno essere loro ad esempio a metterci i bus a idrogeno, aziende tecnologiche dove quella per cui lavoro io, che dovrebbero sviluppare la parte digitale di controllo di tutto l'ecosistema. L'obiettivo qual è di questo progetto, ad esempio, che vorremmo che si sviluppasse nella Marsica, in Abruzzo in particolare, è la creazione di un hub dell'idrogeno, quindi un ecosistema dove ci sarà una fonte di produzione sostenibile di corrente, fotovoltaico, eolico ad esempio. Ci sarà un sistema che lo stocca, e questo stoccaggio deve essere poi sicuramente sostenuto da un utilizzo, quindi ad esempio autobus e treni, un utilizzo in quel posto geografico senza far viaggiare l'idrogeno, altrimenti si perde un po' l'obiettivo. Questo utilizzo, se monitorato coerentemente tramite applicazioni su cloud, comunque applicando il digitale anche a questa soluzione, avremo quindi degli utilizzatori coinvolti, un monitoraggio che potrà permettere chi è il possessore dell'impianto di prendere delle decisioni basate su delle analisi, non più su delle ipotesi di utilizzo e di prestazioni di questo sistema, e da lì quindi creare indicatori che permettano in futuro di dire questa è la strada giusta, no, bisogna accorciare il tiro qua o spostarci di là. Tutti questi parametri gestionali che stiamo cercando di mettere dentro, se partisse questo progetto, porterebbero quindi un indotto in Abruzzo, ma dovunque decidessimo di farlo, sostanzioso non solo per quello che è la costruzione dell'impianto, ma poi degli strascichi sull'utilizzo quotidiano di tecnologie che noi diamo per assodate, quindi il trasporto urbano delle merci, che permetterebbero all'ambiente di essere più sostenibile, quindi di avere un impatto minore, e a noi utilizzatori di aumentare quell'educazione che comunque ci manca. Cioè, io l'ho notato nei miei anni di studio che l'educazione energetica è proprio un altro tassello del puzzle che è necessario per ottenere poi l'obiettivo di sostenibilità della nostra società. Un altro dei punti che sarebbe bello approfondire in futuro, che avevo accennato, è che il 28% della rete nazionale ferroviaria non è ancora elettrificata. Quindi significa che su un terzo delle ferrovie italiane girano treni diesel. Questi treni diesel, come Ferrovie del Nord Milano sta iniziando a fare, un domani mi sembra quasi scontato che vengano sostituiti con dei treni a idrogeno. Però la tecnologia deve essere ancora un po', diciamo, raffinata, e lì Alstom e gli altri competitor devono lavorarci, però deve esserci poi l'infrastruttura, e quindi in questo caso il governo che deve pompare, diciamo, le risorse per far sì che si possa sviluppare infrastrutture. Ad esempio qui del Rio, con il fatto che la Terni-Sulmona fino all'Aquila, comunque tutta una tratta che deve essere ammodernata, dei fondi li ha stanziati. Cioè, questo non è che l'ho inventato io, questo è proprio già parte della strategia nazionale. Questi fondi, chi è che li intercetta? Chi è che ha dei contatti? Sarebbe interessante provare ad approfondire e capire se c'è una partecipazione o no, un'idea di elettrificare e basta, comprare nuovi convogli ma senza puntare all'innovazione, oppure se qualcuno è più sensibile ed è il momento adatto per far notare che si potrebbe andare in una determinata direzione. Un altro, comunque, vabbè,
ce ne sono tante di chicche, ma stiamo finendo il tempo, sto dilungando. Il gatto e le nevi, perché ho indoli, non potrebbero allora cominciare a comprarli? Certo, ci vuole la struttura dietro per poi avere idrogeno per farli chiaramente muovere. E questi siti di stoccaggio, se all'inizio i privati non sono in grado, non vogliono, non lo sanno di poterli creare, allora mettersi in contatto con chi gestisce comunque dei, noi ne abbiamo numerosi di siti di produzione di energia sostenibile, andare in contatto e chiedere se possiamo migliorarne o meno, digitalizzarli. Cioè questa è una rivoluzione, tra virgolette, onesta, ho scritto, perché chi ha i soldi li potrà investire, la soluzione non nel breve termine, ma nel medio-lungo termine sicuramente sarà questa sull'idrogeno. Ed è una soluzione senza legami, nel senso che non c'è la miniera da andare a scavare. Qui siamo noi che dobbiamo capire dove voler puntare, possiamo scegliere, tra virgolette, la posizione migliore e lì svilupparci un ecosistema intorno. Le smart cities domani potranno averla una centrale di generazione che creerà un quartiere green. In un libro, questo Rifkin, un professore americano, già nel 2002 ha teorizzato una società dove milioni di utenti connetteranno la propria fuel cell come se fosse il proprio computer. Cioè noi siamo abituati, abbiamo scontato oggi internet come una cosa che attacchiamo il computer e si attacca. In realtà no, internet è una moltitudine di server diffusi, ognuno che collegandosi con l'altro crea la rete. E questa dovrebbe essere la nuova idea di consumo energetico. Ognuno di noi con delle fuel cell, dei pannelli solari, comunque la possibilità per ognuno di noi di creare energia, stoccarla e condividerla, così che effettivamente non ci saranno dei picchi di utilizzo dove bisogna andare in sofferenza perché le centrali a carbone non riescono a produrre corrente e poi spegnerle alla sera perché non ce n'è più richiesta, la notte perché non ce n'è più richiesta, ma una società dove ognuno, avendo la propria produzione, potrà democraticamente partecipare alla rivoluzione industriale, a questo nuovo regime energetico, senza la guerra degli americani che vanno in Iraq a prendere il petrolio o così via, andiamo a sfruttare gli africani a prendere il litio. No, perché bene o male le fuel cell sono una tecnologia abbastanza semplice e l'idrogeno, con i metodi che si stanno sviluppando, diventerà sempre più accessibile. Per concludere, quindi, appunto, questo era il libro che mi ha regalato mio padre. Ho letto solo nel 2012, quando ho iniziato l'università. Nel 2002 era un po' presto, ma non so qua quando è che ce l'avevi tu in mano, ma ci ho messo un bel po' per poterlo apprezzare. In generale, ok, libri come questo ci possono dare una mano, ci aiutano quasi filosoficamente ad accettare l'argomento. In generale, la parte tecnologica poi e sociale viene sviluppata da Enea a livello italiano, dall'International Energy Agency a livello mondiale, sta diventando sempre più importante l'Agenzia Internazionale Energia Rinnovabile, questi siti però sono ancora in inglese. Per chi fosse curioso di andarsi a guardare il Tokamak, c'è il collegamento per andare a vedere l'iter italiano, diciamo europeo, mondiale in realtà, e poi in generale, qualsiasi blog, spero che qua dentro abbiate adesso un ABC, un po' di bibliografia, un po' di intuizioni per poterli apprezzare maggiormente. E quindi mi sono dilungato forse un pelo, ma questo è quanto. C'ho un po' gola secca. Spero che sì. Ti sia piaciuto. Grazie Marco, grazie. La presentazione è bellissima. Sì, diciamo che ti perdoniamo se è andato un po' oltre, però come primo incontro diciamo che ti perdoniamo per il tempo extra, dai. Okay. Non so se avete, ecco, Giovanni ha subito un'osservazione. Vai Giovanni. Ciao Marco. Quindi può darsi che non ci ho capito niente, però se ho capito bene, l'idrogeno è qualcosa che non sostituirà tutto il processo, diciamo, di elettrificazione sull'automotive, ma anche altri settori, ma ci serve più che altro per immagazzinare energia elettrica in modo anche poco efficiente, ma comunque è meglio che usare batterie al litio. Sì, esatto. Secondo me è un po' un pretesto, uno specchietto per le allodole. Cioè, quando c'è una nuova tecnologia, spesso viene deciso come svilupparla. E spesso non si utilizza il metodo diretto. Mi serve creare stoccaggio di idrogeno, allora che faccio? Sviluppo la tecnologia. No, perché, diciamo, non avrebbe poi
la risposta giusta dalla società. Allora che fai? Prima sviluppi le tecnologie associate, cioè tu un domani per avere una macchina a idrogeno prima di tutto devi avere una macchina con dei motori elettrici da alimentare con elettricità. E allora oggi che c'hai? La batteria dei telefonini, ah, quella non è male, allora la metto in una macchina e intanto la macchina con i motori elettrici gira. Poi la rivoluzione successiva, intanto che le fuel cell vengono sviluppate meglio e che si trovano dei fondi per poter poi spingere, come sta facendo Toyota adesso con la Mirai, al passo successivo si toglie la batteria e si mette la fuel cell. Infatti il capo di Toyota è stato il primo a dire che la macchina elettrica è già vecchia, non è il futuro. Però perché lo può dire? Perché lui stesso sa che c'ha in casa quello che è il futuro, la macchina idrogeno. Perché la macchina elettrica magari su breve percorrenze cittadine può andare bene, però superata una certa quota che devi percorrere, poi il tempo di ricarica di una batteria, come sappiamo, è troppo lungo. Invece un serbatoio di idrogeno con 2-3 minuti lo ricarichi o addirittura lo sostituisci. E quindi la strada penso sia quella, ma è di nuovo un pretesto solo perché poi quando la macchina, quindi milioni di pezzi a idrogeno, sarà diffusa, la tecnologia a idrogeno diventerà sempre più fine e allora potremo creare degli stoccaggi più efficienti e che possano veramente rivoluzionare la società, stoccando magari dentro casa, nelle cantine o nelle villette, comunque tutto decentralizzato. L'obiettivo è quello. L'idrogeno però ha senso soltanto perché non abbiamo un modo furbo di immagazzinare energia elettrica, cioè abbiamo solo le batterie che sì, per una macchina vanno bene, però se una centrale stava sovrapproducendo non abbiamo una mega batteria dove metterla e comunque non sarebbe facile, cioè, non sarebbe farla, quindi ha senso solo per trasportare in giro l'energia elettrica sotto la forma idrogeno invece che elettricità, che è più comoda. Un intermediario energetico, un vettore. Vi racconto un aneddoto. Io quando ho iniziato gli studi di energia energetica qui al Politecnico di Torino da emigrato, un professore ci fece un discorso su produzione e utilizzo di energia e per esempio nei treni, io vabbè lavoro anche in ambito ferroviario ma questa è una coincidenza, esiste il reostato, cioè sul tetto di un treno c'è una mega resistenza elettrica che nel momento in cui magari il treno sta frenando, quindi il motore del treno invece che utilizzare energia la produce, perché strutturalmente è fatto così, ma sulla rete del treno, sulla catenaria che gli passa sopra, non può cedere questa corrente perché la rete è già sovraccarica, che fa il treno? Butta la corrente in questa resistenza, il reostato, scalda il reostato e quindi butta corrente in energia termica in ambiente. Io rimasi un attimo allibito, no? Stiamo a studiare ingegneria energetica nel 2010, nel Politecnico, no? E non ci siamo ancora inventati, dopo 150 anni di treno, un modo per recuperare la corrente che sprechiamo in treno? E allora, là, banalmente, glielo dissi, no, ma cazzo, mettiamoci, non gli dissi cazzo, ma quasi, mettiamo un elettrolizzatore a bordo del treno e produciamo idrogeno, no? Sì, poi scendiamo, quella bomboletta la lasci, oppure lo riutilizzi già. Mi disse, quasi con fare spocchioso, lei ci viaggerebbe su una bomba. Una bomba, beh, detta così, no. Però dopo 10 anni Alstom lo sta producendo, un treno idrogeno, quindi saremo arrivati a una, diciamo, maturità tecnologica che ci permette di metterlo lì. In generale, però, calcola Giovanni che l'idrogeno, essendo un gas che ha una bassa densità volumetrica, per essere stoccato deve andare ad alte pressioni. E quindi uno dei problemi, per esempio, che stiamo affrontando adesso è il SNAM, è molto avanti su questo tema, e come farlo trasportare, ok, nelle bombole, però le bombole comunque ci mette corrente elettrica di compressione all'inizio, quindi pure quello ha un costo. Quello che sicuramente non puoi fare è creare dei gasdotti. Il gasdotto di idrogeno no, cioè centinaia di bar di idrogeno su dei gasdotti di chilometri non è la soluzione. Quello che si stanno inventando è mettere una piccola percentuale di idrogeno, 10-15% magari, dentro ai gasdotti attuali del metano e utilizzare questa miscela o direttamente per l'utilizzo già di oggi, il fornello, la caldaia, quello che ti pare, oppure poi arrivare all'utenza industriale, riseparare idrogeno e metano e quindi ti trovi l'idrogeno a casa gratuitamente. Questa potrebbe essere una soluzione che non so se 100 anni fa, 50 anni fa ci avevano mai pensato, però sicuramente attuabile solo se già c'è l'infrastruttura del metano. Quindi già in Sardegna è bloccata come soluzione. Quindi ogni poi
tecnologia deve sempre andare a confrontarsi con la realtà geologica, geografica, sociale, economica, culturale, dove può attecchire di più o meno. Noi come Occidente stiamo andando in quella direzione perché possiamo di più magari della culturalità energetica che hanno i paesi emergenti come India e Brasile, che invece in questi ultimi anni hanno aumentato l'utilizzo di carbone per sostenere la loro crescita. Quindi... Marco, c'è Paolo che ha scritto una cosa interessante, non so se l'hai letta, dice che Enelix ha già sviluppato una tecnologia in grado di condividere energia elettrica dalle auto e rimetterla nella rete per far fronte a picchi di domanda, ricollegandomi a quello che dicevate poco fa. Sì, via call to grid, perfetto, questa è una anticipazione di quello che dovrebbe fare l'idrogeno domani. E che farlo oggi con una batteria, quanti di voi hanno un cellulare di più di 3-4 anni che ha la stessa capacità di quando l'ha comprato? Io no, il mio iPhone non dura più una giornata. E quella batteria dell'iPhone che si è deteriorata in 3-4 anni non è diversa dalla batteria che Enel X o tutte le altre utenze staranno adesso vendendovi, la stessa Tesla da mettere nel garage. Sicuramente un tampone, perché adesso la società ha bisogno di questi tamponi, perché sennò avremo i blackout per motivi diversi, ma sempre quelli, troppo picco di produzione, troppo picco di domanda, non c'è il match, allora utilizziamo per adesso le macchine come tampone. Però di nuovo, così stai utilizzando la batteria, la stai deteriorando per cosa? Non per una cosa utile, ma solo per mantenere in piedi la struttura. Non è sostenibile da qui a tanti anni. Spero di aver risposto così a Paolo. Marco, scusa, io ho una domanda invece. Cioè, quindi, nella sostanza, no, se volessimo pensare a qualche applicazione più nell'immediato, nella nostra zona, che cosa, oltre a quello che ci hai proposto poco fa, il progetto a cui stai lavorando, che cosa altro si potrebbe fare di concreto? A livello tecnologico è difficile, i soldi da avere per poter creare delle infrastrutture sono tanti, però a livello culturale secondo me possiamo cominciare a diffondere queste competenze che oggi ho cercato di trasmettervi, che in mezz'ora non è facile, però proprio non solo educazione civica, che quello ci servirebbe, educazione qua, educazione là, ma anche educazione energetica. Quindi l'idrogeno sarà poi il domani, l'obiettivo che dovremmo avere, quindi chi ha una villetta secondo me un domani dovrebbe già cominciare a pensare, ok, il pannello solare che metto non è tanto perché mi si abbassa un pochino la bolletta elettrica o perché poi devo spendere altri soldi per comprarmi la batteria, ma perché nella società, per il bene della sostenibilità, per aiutare la ricerca, io se li metto spingo sempre di più in quella direzione. Quindi qualcosa a livello culturale dobbiamo cercare di... Sì, diciamo che dobbiamo partire da una presa di coscienza, da una consapevolezza anche di... Si prende da lontano, è una rivoluzione sì. Che per dominarla, perché sennò poi la subiremo, come succede sì. Spesso. Invece c'è vogliamo... Paolo, un'altra domanda, Marco. Chiede sì. Se può essere utilizzata l'acqua salata per creare idrogeno con le elettrolisi. A livello chimico sì, senza dubbio. Il problema qual è? È che l'acqua salata significa che al suo interno ha sciolti dei minerali e quindi quando noi applichiamo una tensione all'acqua utilizziamo degli elettrodi, anodo e catodo immersi nell'acqua, e se l'acqua non è pura questi anodo e catodo si sporcheranno, diventeranno come il calcare della doccia e perdono di efficienza. Quindi si può, ma prima si fa un processo di desalinizzazione. E anche quello va insieme. Tu per desalinizzare fai evaporare l'acqua, poi quell'acqua ti torna quindi come distillata e allora poi la puoi utilizzare sia per magari nei paesi poveri, chiaramente la risorsa acqua è già importante, però anche per produrre poi idrogeno. Quindi la desalinizzazione è un processo che si fa prima e anche quello richiede energia. Quindi va studiato tutto. È chiaro che in un processo dove spesso la temperatura sotto forma di calore è presente, quindi anche la fuel cell scalda, una cosa furba che già è stata fatta negli Emirati Arabi è che tu appunto questo calore che è uno scarto, una volta che sta funzionando la centrale, lo recuperi per fare desalinizzazione all'inizio. Quindi è tutto un circolo virtuoso in quel caso che parte dall'acqua salata e ti fa ottenere idrogeno alla fine da utilizzare.
Marco, c'è una domanda da parte di Roberto. Non convertire produzione. Allora, perché non convertire produzioni industriali locali dotati di centrali di cogenerazione nella produzione di idrogeno? Allora, siccome appunto già sostenevi qua anticipi, non c'è un grande guadagno immediato e la possibilità di utilizzo è un altro discorso. Allora, sul guadagno che significa? Vendere idrogeno? Non lo so, forse è come l'utilizzo. Produrre corrente? Allora sì, là il guadagno dovremmo fare dei bilanci. Se le andiamo a studiare, però servono sempre all'inizio sovvenzioni. Quindi, se il legislatore all'inizio non fa qualcosa, un incentivo ad hoc, la sostenibilità economica ce la scordiamo. Quello è poco ma sicuro. Come il fotovoltaico nel 2010. Se non ci fossero stati quei grandi incentivi, mai avremmo avuto quella grande installazione di fotovoltaico vista nei primi anni 2010, 11 e 12. Sulla possibilità di utilizzo. Là è, appunto, viene prima l'uovo o la gallina? Cioè, prima facciamo costruire e comprare ovindoli, gatti e le nevi che vanno idrogeno, o prima produciamo idrogeno da dare al gatto e le nevi? E là o troviamo il mecenate, quello che c'ha i soldi che vuole i gatti e le nevi, o troviamo quello che nella centrale di cogenerazione, che magari può essere di un condominio, decide che il calore in eccesso è troppo per fare il riscaldamento del condominio, allora dice con questo calore faccio qualche processo diverso, magari ci sta in parte, non lo so, la fuel cell che produce, anzi l'elettrolizzatore che produce idrogeno, però sono sempre meccanismi complessi che una persona da sola ad oggi non può ancora realizzare. Ci vuole un'unione, cioè iter per Servirebbero anche fare qua incentivi, Marco. la produzione, incentivi economici, ma pure incentivi poi di volontà, cioè per iter. Ci sta la Russia insieme agli americani, insieme ai cinesi, insieme agli europei. Poi si fanno la guerra commerciale, poi si fanno la guerra tu sei bello, tu sei brutto, però su ITER si sono messi insieme, perché sennò non ce la fa da sola l'Italia, non ce la fa da sola l'America, nonostante Trump dice che sono i migliori, non ce la fanno i coreani, perché sì, c'hanno la Samsung che fa televisori, ma il reattore nucleare non te lo fai da solo. Non in 10 anni almeno, ce ne metti 100. Chiaro, grazie. Non so, Roberto, se ha risposto appieno alla tua domanda o avevi qualcos'altro da aggiungere. Una risposta brutta, purtroppo, non è quella che magari ti auguravi, ma quello è quello che penso. No, hai risposto in maniera esatta e anche esaustiva. Infatti immaginavo che ci fossero delle difficoltà da questo punto di vista. Infatti credo che la cosa migliore sia quella di unire diverse nazioni, diverse tecnologie, perché hai detto benissimo tu, mettersi insieme è fondamentale, perché altrimenti ci vogliono anni, se non secoli, per raggiungere qualcosa di utilizzabile immediatamente. Io ne avevo sentito parlare, però questo mi ha aiutato molto, perché non avevo alcune, non sapevo tutto, come nessuno lo sa, ma neanche avevo una piccola infarinatura, e questo diciamo che mi è servito molto, quindi assolutamente hai risposto benissimo. Fa piacere, grazie. Leggo che. Marco, abbiamo un'altra domanda per te, da Walter. Era un po' lungo scriverlo in chat. No, in parte hai già risposto. Allora, da quello che ho capito, adesso ci sono due problemi principali. Il primo discorso è rendere più efficiente la produzione, e questo penso sia un problema tecnologico, cioè la tecnologia va sviluppata, migliorata, eccetera. Però, Certo. e ne ho sentito anche parlare in alzo, resta, cioè, e ne hai parlato anche tu prima, ne hai fatto accenno, resta grandissimo il problema del trasporto dell'idrogeno. Cioè, l'idrogeno, se tu hai un sito che lo produce, poi è veramente inefficiente portarlo in giro, nel senso che è poco, cioè devi comprimerlo tantissimo, comunque molto leggero, ne porti sempre poco, e, oltre ad essere pericoloso, oltretutto, perché poi in giro, appunto, cioè, è molto esplosivo. Quindi, secondo te, se dovesse appunto svilupparsi la tecnologia idrogeno, quindi i mezzi che vanno idrogeno, sarà più un discorso di produzione centralizzata, quindi poche centrali che lo producono, oppure come si supponeva in Alstom, tanti siti piccoli che lo producono? Cioè, qui si supponeva che ogni depo ipotizziamo che i treni vadano idrogeno da qui a, non so, 50-100 anni. Si ipotizzava quasi che ci sia una centrale che produce idrogeno in ogni deposito italiano, perché è talmente inefficiente produrlo in maniera centrale che devi averne tante. Quindi, ipotizzando una rete ferroviaria,
tu dovessi avere centri che producono idrogeno in ogni non stazione, in ogni deposito. Tu, cioè, vedi che sarà quello il futuro oppure potrà essere diverso? Ma qua la tecnologia la farà da padrone. Uno di quegli ambiti dove chi inventerà il metodo per trasportarlo diventerà il prossimo Elon Musk, come prima c'è stato Bill Gates. Chiaro che i limiti tecnologici che hai detto sono già conosciuti dalla maggior parte degli utenti dell'ambito, quindi Rifkin, come menzionavo prima, nel 2002 già teorizzato che l'unica soluzione è questa nuova società democratica dove ognuno ha l'isoletta energetica e là poi la digitalizzazione sta aiutando perché questa isoletta energetica deve essere monitorata. Ma la produzione centralizzata è, come detto tu, inefficiente perché l'idrogeno ha un'altissima volatilità, quindi si disperde in aria in un attimo. C'ha un range di infiammabilità enorme. Il metano si accende tra il 5 e il 15% di CH4 nell'aria, mi sembra. L'idrogeno c'ha tipo il 98% di infiammabilità come percentuale nell'aria. Quindi appena si libera, se c'è un accendino, va a fuoco. L'esplosività, perché comunque c'è un'alta concentrazione, mi sembra che sia 3 volte più energetico a parità di massa del metano. Il problema è che è piccolo, cioè per un elemento piccolo, è un atomo. E quindi, 2 atomi nel bimolecolare, come dicevamo prima. E quindi, in una stessa bombola di fisica, proprio un volume, ce n'è 1/3 rispetto al metano, a parità di... anzi neanche a parità, deve essere più pressurizzato per starci in 1/3. Quindi la grande sfida, per esempio, della Toyota era già creare dei serbatoi e dei compressori adatti per mettere anche solo l'idrogeno nella macchina, e sono quantitativi piccoli. In un treno, immaginiamo, là veramente diventa una bomba. Per questo la produzione dovrebbe essere subito finalizzata per avere l'utenza vicino, in piccole quantità. Se però, come la SNAM e gli altri operatori ci stanno provando, riusciranno a creare questa miscela con il metano che ti permette di portarlo in giro senza perderlo, oppure il reforming del metano diventasse più sostenibile, quindi tu c'hai CH4 come, diciamo, elemento che fai girare, poi da lì produci idrogeno catturando la CO2 di scarto senza farla disperdere in aria, perché mi sembra che oggi il rapporto sia quasi 1:8. Ogni chilo di idrogeno prodotto dal metano otteniamo 8 chili di CO2, quindi è un processo che a livello di sostenibilità è folle. Però oggi è un processo che produce il 93% di idrogeno, perché tu alle industrie che hanno bisogno di idrogeno per fare la lancia, come si chiama, per fondere, la lancia proprio a combustibile dove utilizzi l'idrogeno per le temperature della fiamma che ottieni, utilizzano il reforming, quindi il 93% di idrogeno oggi è prodotto da CH4. Domani, se tutti decidessimo di utilizzare quel processo, Walter, potremmo avere l'idrogeno anche centralizzato, perché te lo produci mentre converti il metano, però allora dovresti avere lo stoccaggio del metano. È delicata. Certo che produrre idrogeno localmente sarà anche un'altra bella sfida, significa rivoluzionare proprio l'infrastruttura di qualsiasi elemento, sia domestico che industriale o commerciale. Marco, c'è un'altra domanda da parte di Giulio. Vai, Giulio. Ciao Marco, buonasera. Complimenti per la presentazione, chiarissima. Hai messo in luce, secondo me, due aspetti fondamentali che Marsica Sharing voleva mettere appunto in luce, che erano il dialogo costante tra il locale e il globale e il dialogo anche tra i temi in discussione, nel senso che mi è piaciuto il fatto che tu abbia messo in risalto il dialogo tra tecnologia, politica ed educazione e sostenibilità. Mm-hmm. Secondo me sono 4 poli che non possono andare disgiunti e che diciamo quasi tutte le nazioni del mondo hanno capito che oramai che non possono andare disgiunti. Hai specificato appunto che l'Europa sta scommettendo sul green, sull'energia rinnovabile, e che ha preso accordi per il 2030. Hai specificato anche del Giappone che ha promesso, vuole promettere, insomma, ai suoi abitanti, anche lui per il 2030, di convertire
verso la conversione di convertirsi alle macchine elettriche. E la mia domanda era però riferita appunto alla tecnologia che dicevi prima, cioè la questione è sempre sull'infrastruttura. Mm-hmm. Il problema è questo, nel senso che se l'idrogeno vuole essere diciamo l'energia del futuro, tra virgolette, non possiamo scommettere sulle infrastrutture presenti, in qualche modo. Nel senso, a me mi pare che la Commissione europea, almeno, stia appunto, come dici tu, scommettendo sui gasdotti presenti, sulle aziende che producono gas oggi nel mondo, e che quindi probabilmente i soldi che usciranno dall'Europa, forse anche da quindi sostegni pubblici, no? Si parla di soldi, andranno ad aziende che già operano nel settore e che hanno infrastrutture grandi nel settore. E quindi quello che mi chiedo io è: diventerà più sostenibile, ma rimarrà comunque in gran misura privata, e chissà se i prezzi si abbasseranno e se diventerà sostenibile nel breve termine. Non so se mi sono spiegato. È un argomento complesso, perché metti in mezzo decenni di rivoluzione economica, perché spesso l'economia comunque è basata sull'approvvigionamento di risorse, quindi le famose sette sorelle col petrolio dominano, secondo i complottisti, il mondo, perché hanno in mano poi anche il potere di dire chiudo i rubinetti, e una nazione come l'Italia, che non ha risorse proprietarie, che fa? Si inginocchia e dice no, per favore riaprili, altrimenti non c'è più la corrente. Quindi l'obiettivo finale deve essere quello che appunto diceva Rifkin, che noi diventiamo, diciamo, in grado di camminare con le nostre mani, perché l'ecologia per l'idrogeno ce lo permetterà. Cioè, là è chiaro, un pannello solare, una pala eolica, ti metti, invece che la batteria che dopo un po' si degrada, ti metti una coppia elettrolizzatore fuel cell e tu la corrente ce l'avrai. Tu, nel senso Giulio Gentile, a casa tua, senza che la Shell ti venga a dire e influenzare le tue scelte. Però l'economia mondiale quella è. Oggi il petrolio, il gas, il carbone non li puoi far scomparire, perché se no, tra l'altro, anche quello crea indotto. Non so se cioè Fiat oggi con la Stellantis sono 400.000 dipendenti, sentivo al telegiornale. Se prendi tutti i dipendenti, tutte le società che gestiscono il petrolio, sono comunque milioni di addetti ai lavori che non puoi far scomparire da oggi a domani. È una rivoluzione che impiegherà una generazione. La Shell, mi sembra, che dovrebbe essere olandese, se mi ricordo, negli ultimi 5 anni non so quanti soldi sta buttando, tra virgolette, nel senso di direzionando, in eolico offshore, perché lì in Olanda e le nazioni del nord Europa stanno puntando tanto nel produrre corrente sostenibile con le pale eoliche messe nel mare, no? E appunto saranno parchi eolici di proprietà di un'azienda che vende petrolio. E la direzione è quella, è piano piano la Shell si riconvertirà, continuerà comunque a estrarre e vendere petrolio, ma saranno scopi tecnologici del chimico, quindi le plastiche o altre finalità, e non saranno principalmente come oggi l'autotrazione o il riscaldamento, quello è l'obiettivo. Quindi la Shell non è che scompare, i soldi non penso che l'Europa, come le altre gli altri continenti e nazioni, non gli daranno le sovvenzioni, però piano piano bisogna cambiare gli equilibri, dove oggi chiaramente siamo spostati, ma non so dirti una cifra, 10-1, 20-1 lì, incentivi per i combustibili fossili rispetto ai rinnovabili, li stiamo spostando, e nello spostarli adesso quelle rinnovabili saranno per creare un'infrastruttura, e magari anche l'infrastruttura del gas, potenziarla, il TAP in Puglia e comunque una fase di transizione, perché il TAP in Puglia significa che tu non dipendi solo dalla Russia per il gas, ma anche dall'Azerbaigian e da dove cavolo arriva, e quindi nel frattempo dici divento più indipendente, perché la mia dipendenza è divisa in due, e non più da una che mi chiude i rubinetti, ma in due, significa che se una fa lo stronzo mi aiuto dall'altro. Quindi sono tutte chiavi di lettura queste che dovremmo imparare a
ad avere, percepire, che fanno vedere il mondo veramente con occhi diversi, però... In realtà, Marco, scusami se ti interrompo, questo è un po' un problema anche delle nuove tecnologie, cioè le cose, quello che hai detto alla fine, cioè questo diciamo rinnovamento, no? Un problema anche che c'è per tutti i processi di automazione, intelligenza artificiale, robot, eccetera. E, tra l'altro ci fanno un'altra domanda, sempre su quello che dicevi, ci chiedono se è vero che i migliori brevetti per l'idrogeno li hanno acquistati gli arabi, e se siamo così, se stiamo rimanendo indietro. Io ritengo di sì, ma perché? Perché noi oggi, nel senso 2020, ma parliamo di qualche anno fa, perché se compri i brevetti significa che già hai analizzato e studiato le cose 10 anni fa, non ne avevamo bisogno. Cioè in Europa abbiamo il gas, abbiamo il carbone, abbiamo i soldi per comprarlo in giro, abbiamo l'acqua, quindi la tecnologia associata all'idrogeno non ci tocca, lo status quo ci piacerebbe pure. Invece, come hanno giustamente anticipato, ci sono quei problemi, ad esempio, di accesso alla risorsa idrica, che sono molto delicati, serve quindi desalinizzare, e nel fare quel processo, che gli arabi chiaramente ne hanno più bisogno di noi, ci può ricadere dentro, stai toccando l'acqua, anche la produzione di idrogeno. In più, come quello della Toyota che la settimana scorsa va a dire l'auto elettrica è morta nonostante lui sia leader della produzione di ibride, ma perché già ha in mano la macchina a idrogeno, gli arabi che hanno i miliardi del petrolio sanno che stanno finendo, allora che fanno? Si mettono avanti per rimanere sempre in una posizione di forza rispetto a noi. Noi che non abbiamo il petrolio, potevamo magari anticiparli e metterci a fare idrogeno 10 anni fa? Forse sì, ma i legislatori non ci hanno spinto in quella direzione, i nostri investimenti, io il pannello solare non ce l'ho, perché l'ho speso in modi diversi i miei soldi, e quindi dobbiamo seguire il flusso di tecnologia che si sta sviluppando in altre parti. Oggi possiamo, sì, l'Europa va in quella direzione, cercare di riprenderci tanto di questo processo. Sicuramente è un problema anche in altri ambiti, penso alle biotecnologie, a tutte, diciamo, le nuove tecnologie in generale, dove mancano un po' investimenti anche nel campo della ricerca. Forse noi siamo anche più indietro rispetto a tanti paesi europei come la Germania, per dirne uno. Discorsi politici delicati, concentrarci nella Marzi, quello che posso consigliare a dei ragazzi giovani è sicuramente di mettersi a studiare il mondo digitale, perché domani è quello. Però è pur vero che oggi, se uno andasse a lavorare in un'azienda del petrolchimico, non è che dico sei stupido, perché non è vero, è comunque un ambito con una maturità tecnologica altissima, con degli investimenti solidi, e quindi anche quello fa parte dell'economia attuale. Nella Marsica non avrebbe senso parlare di petrolio, carbone, cerchiamo di parlare di qualcosa che può anticiparci il futuro prossimo degli approvvigionamenti energetici, quindi l'eolico e il solare siamo pieni, perfetto, creiamo degli ecosistemi, degli organismi di energia sostenibile, non sia solo la pala che gira e poi regaliamo la corrente alla rete, ma creiamo un intero quartiere che quell'energia la studia, la utilizza. Se la rivende nel momento più adatto, quindi al prezzo più alto, e per farlo ti serve uno stoccaggio. L'ultimo aneddoto, che poi si sta facendo tardi, io un esame che ho fatto all'università era la progettazione di un metodo di stoccaggio dell'energia elettrica, e in Germania hanno utilizzato delle caverne, quindi avevano delle miniere inutilizzate, le hanno, tra virgolette, sigillate, nel senso che hanno appurato che potevano pomparci dentro aria, quindi l'hanno sigillata. Nel momento in cui hanno questi impianti enormi eolici o fotovoltaici che producono corrente, invece che buttarla nel reostato che vi ho raccontato prima del treno, i tedeschi accendono un compressore e buttano aria dentro una miniera, perché anche se l'efficienza fa schifo, poi quella stessa aria compressa ti può far girare una turbina e produrre corrente quando ti serve. Cioè, se ne è bisogno, o se ce n'è talmente tanta che dici piuttosto che sprecarla, come la utilizzo, la soluzione la troviamo. L'importante è sensibilizzarci e quindi poi buttare, cioè spingere chi ha in mano la legislatura a andare in quella direzione. Questa. Ti ringrazio, Marco. Non so se ci sono altre domande. Ah, Paolo ci fa notare che adesso c'è l'ecobonus per i pannelli, comunque. Vabbè, quello non quindi... perdo.
cambieranno. Comunque io recentemente ho anche letto che Enel e Eni stanno lavorando insieme, insomma, per alimentare idrogeno due raffinerie. Quindi diciamo che sì, magari c'è ancora molto da lavorare, è vero quello che hai detto, però inevitabilmente, come dicevamo anche l'altro giorno, Marco, insieme, un po' la direzione è questa, cioè in qualche modo non si scappa, no? Senza dubbio. Sì, 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 l'ho provato sulla mia pelle studiandolo, adesso fra poco proveremo tutti noi vivendolo. Quindi. Va bene, se non ci sono altre domande, io vi lascerei il link della presentazione che ha fatto oggi Marco e nulla, vi aspetto ai prossimi appuntamenti, datemi solo un secondo per condividervi il link. Sono curioso lunedì prossimo dei mock, giusto? Esatto, sì. Per il prossimo appuntamento saranno i mock e poi ci sarà anche un nostro componente del team che ci presenterà invece la sua esperienza nella creazione di un'app, quindi stiamo anche preparando altri incontri che scoprirete nella prossima locandina, non svelo, diciamo, ancora i prossimi incontri, però vi invito a tenervi aggiornati, insomma, sulle varie pagine Facebook, Instagram, adesso siamo anche su Facebook e Instagram da qualche giorno, quindi vi aspettiamo, insomma, nei prossimi incontri, continuate a seguirci sui social. Se avete dubbi o domande o comunque avete qualche presentazione da proporre, qualche suggerimento di persona che potrebbe avanzare un argomento, ovviamente noi siamo sempre disponibili e aperti anche a migliorie idee. Quindi vi ringrazio per oggi e spero di rivedervi anche la prossima settimana. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao Marco. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie mille. Buona serata.